con l'avvocato Maria Visone da Pompei, ma residente a Roma. Sì. Lei è avvocato in che ambito? Diritto minorile. Ma mi piace dire che oggi lei è qui alla consegna dei premi Scopigno e Felice Pulici nel segno dello sport e nel segno proprio di quei giovani che tu comunque rappresenti a livello ideale, simbolico, sociale. Beh sì, oggi si celebra la qualità dello sport e ovviamente come strumento di formazione dei giovani e di sostanzialmente di trasmissione di tutti quei valori importanti di rispetto, di coesione, e quindi siamo molto contenti. Io qui sono con la mia associazione anche, e che si chiama Osservatorio Violenza e Suicidio. Dai, grande, sì. Grande. Siamo molto contenti di partecipare a questo evento e siamo sicuri che ci saranno tanti progetti di tutela per i nostri giovani. Assolutamente. La tua maggior difficoltà nella tua attività? Ma stranamente è il contrasto a dei diktat familiari, delle ideologie familiari che fondamentalmente poi vengono trasmesse ai ragazzi, che le assorbono e quindi poi attuano dei comportamenti, mutuano dei comportamenti che magari vedono in famiglia, e questo non va bene. Infatti dico sempre, l'abbiamo detto anche la scorsa volta in cui ci siamo visti, che bisognerebbe fare formazione prima alle famiglie e poi ai figli. Però ecco, nel momento in cui i ragazzi escono fuori dall'ambiente familiare e frequentano un ambiente sportivo, ecco che possono insomma acquisire degli strumenti positivi e possono chiaramente diventare degli adulti migliori del domani. Grazie, grazie di cuore dal Salone d'Onore del CONI nel segno dei giovani. Grazie, grazie davvero. Grazie a lei.